Dopo la guerra lampo, Hitler entra a Parigi. La Ville Lumière è ai suoi piedi. E ben presto il regime mostra il suo volto più nero. Iniziano le discriminazioni contro gli ebrei, le torture ai patrioti che resistono, il furto delle principali ricchezze nazionali a beneficio dello sforzo bellico della Wehrmacht. Ma alcune donne coraggiose non ci stanno e alzano la testa. Cécile Charlois, Betty Langlois, Mai Politzer, Charlotte Delbault, Danielle Casanova, Georgette Rostand, Simone Sampé e tante altre senza nome né volto. Trasportano messaggi, proteggono i ribelli, aiutano a sorpassare di notte le frontiere, nascondono gli ebrei e ingannano i nazisti. Sono pronte a tutto, a correre ogni pericolo fino a morire per l'ideale superiore di libertà e giustizia. 230 di loro vennero catturate dalla Gestapo, accusate di far parte della resistenza francese e fatte salire su un treno per Auschwitz. Solo 49 tornarono. Questa è la loro storia. Un treno per Auschwitz, una sconvolgente storia vera, di Caroline Moorhead. Newton Compton Editori.